del significato e del senso per l'Appia, cosa produce, cosa ci ha lasciato e cosa dell'antico ci sopravvive nel naufragio dei tanti secoli che distanziano noi dal passato. Esistono due tempi, il tempo dell'uomo, veloce, catafratto, spezzato, che porta a cambiare in continuazione in apparenza, ed esiste un tempo invece lento, lentissimo, duraturo, che è quello delle ere geologiche. La Campania, prima di essere un luogo storico, è un luogo in cui la natura e la geologia hanno scritto, hanno lasciato delle tracce materiali. Le grandi esplosioni vulcaniche avvenute negli orizzonti antichissimi hanno seppellito la dorsale calcarea degli Appennini e dei Preappennini che innervano la nostra regione, componendo quello strano mix di tufo e di calcare che compone e caratterizza molte delle nostre regioni. Tutte le regioni che vanno dalla dorsale della penisola sorrentina fino ad arrivare al confine con il Garigliano della Campania settentrionale sono caratterizzate da questo continuo, muto dialogo tra la forza immota del calcare che era lì da sempre e il colore ora giallo, ora quasi azzurrato del tufo che si è disteso e formato in seguito da eruzioni lontanissime che hanno creato delle piattaforme e rimodellato quella dorsale calcarea. E poi ancora al calcare e al tufo possiamo aggiungere appunto il materiale più leggero delle eruzioni vulcaniche, il lapillo che noi conosciamo per posti come quelli vesuviani che hanno bloccato, sigillato la storia e ci hanno consegnato un pezzo della storia antica, ma anche nelle regioni dell'Appia, nelle regioni a nord della Campania, ci sono i nostri vulcani, cioè la vecchia sede Rocca Monfina, e poi scendendo giù nella zona periferica, all'Appia, la zona dei Fregherei, la forza dei vulcani, oltre il tufo, ha prodotto in continuazione strati di pomici, di sabbie vulcaniche, che costituiscono la ricchezza geologica del nostro territorio. Cioè questo palinsesto si è formato per ere veramente lunghissime e però ha composto la ricchezza delle nostre regioni, ha fornito la materia prima indipendentemente dalle miniere, da quello che noi tutti riteniamo essere ciò che è prezioso, le miniere di metalli, le miniere di gemme, quello che nell'immaginario costituisce la ricchezza sommersa del sottosuolo. Una materia in apparenza umile come il calcare, come il tufo, come le polveri vulcaniche che hanno reso questo territorio fertilissimo e hanno costituito materie per costruire che ha caratterizzato la storia artigianale e artistica delle nostre regioni. Allora proverò a vedere come muovendosi lungo l'Appia ciò che è sopravvissuto all'antico è fatto di questa materia tutta campana, di questa materia geologica. La natura ha formato il palinsesto immobile e l'uomo interviene, scava, trova, riutilizza, riplasma e lascia un segno di sé, producendo. Se ci fermiamo sul tufo, chi di voi non conosce le Marri di Capua? È nel tenero tufo proveniente dalle cave campane che sono realizzate le centinaia di madri che rappresentano la forza della feracità dei campi, del riprodursi continuo e costante della natura, i cicli naturali, le quattro stagioni alle quali noi siamo oggi così poco abituati perché abbiamo un contatto molto poco diretto con il tempo della natura, hanno caratterizzato la religione, i ritmi di vita, le stesse forme sociali dei gruppi che hanno occupato il territorio campano. Pensate ai miti, no? del rapimento nell'oltretomba per giustificare il continuo trapasso delle stagioni. Questi ritmi trovano un loro esito nella rappresentazione delle madri che implorano alla divinità a cui sono dedicate di continuare ad assicurare al contemporaneo di allora fertilità dei campi, delle mandrie, delle famiglie e quindi degli eserciti che servivano per difendere questi territori fertilissimi. Ancora con il tufo si realizzano decorazioni di case, di monumenti pubblici. Questa che vedete ritratta con dei tratti anche un po' paesani, una coppia di sposi che prendendo possesso di una delle loro case si fa ritrarre in prossimità dell'uscio insieme al
al corteggio di Dioniso per manifestare l'inizio di una nuova vita e di una speranza di fertilità, e la materia utilizzata è ancora il tufo poroso, scabro, pieno di pomici, che solamente lo stucco riesce a uniformare e a rendere omogeneo. Il calcare, le cave, oggi ancora ne vediamo le nostre montagne funestate dall'apertura di cave, ma queste cave erano presenti già in antico. Il calcare è una pietra difficile da lavorare, non ha la grana compatta e lucente del marmo, e quindi necessariamente ciò che viene realizzato in calcare non riesce a raggiungere i virtuosismi che in Grecia, nelle isole Egee o nella stessa penisola italiana, dopo le grandi aperture, le aperture delle grandi cavi di Luni, si riuscirà ad ottenere con quel tipo di materia. Eppure, con questa materia così greve, si riesce a rendere nell'anfiteatro campano, Capua, l'attuale Santa Maria, lo slancio delle bestie feroci. Questo è uno dei passamani che caratterizza una delle piccole ricchezze dell'archeologia di Capua. E qualcosa del genere è uscito al Colosseo, ma non in così grande quantità. È una serie di decorazioni che non si sono così ben conservate come a Capua, cioè i vomitori alle uscite degli spettatori sugli spalti, i mancorrenti per poter uscire e raggiungere, appoggiarsi e raggiungere la propria postazione, erano decorati nel rappresentare lo slancio degli animali feroci, come se si lanciassero dalla ripidità della cave verso la riva. E quindi il calcare assume velocità, prende la forma di una pantera, di una gazzella afferrata da un leone, e traduce nella sua fissità il movimento. Ma il calcare parla, e ci parla in una maniera strepitosa. Dei testi scritti che gli antichi hanno prodotto ci è pervenuto una discreta quantità di informazioni, ma molto è andato perduto. Ciò che ci è rimasto è quanto è stato scritto, intrappolato nella durezza del calcare. Questo che vedete è una delle le foto che vi sto proiettando, sono di Luigi Spina, con il quale abbiamo insieme fatto un percorso di conoscenza tra Campania settentrionale e centri abitati. È l'abitarium organizzato da Theodor Mommsen nel Museo Provinciale Campano di Capua. Nelle parole scritte in apparenza senza senso c'è la storia sociale di Capua, quella delle famiglie più importanti, della grande decapitazione istituzionale che avviene in città nel 211 avanti Cristo, c'è il ricordo della stessa. Poi una materia umilissima, dalla quale non potremmo dire ma si riuscirà mai ad ottenere qualcosa. L'argilla, che è presentissima nei nostri territori. E in altri luoghi, quando si studia nel mondo antico, gli oggetti fatti di terracotta sono quelli che più sopravvivono, perché sono quelli che una volta rotti finiscono nelle discariche, non possono essere riutilizzati come il vetro, i metalli più preziosi. Quindi è l'80% di quanto ci sopravvive dall'antico. E in altri luoghi le cave sono concentrate in piccoli posti, si creano delle manifatture legate ad un'area. Qui in Campania invece le manifatture di argilla e quelle che lavorano l'argilla per farne poi terracotta sono distribuite veramente in una rete fittissima, e in questa rete fittissima, legata in genere alle città che si snodano lungo l'Appia, lungo le strade che innervano il territorio campano, in questa rete fittissima circolano maestranze che si muovono, che sono itineranti, che si spostano da un posto all'altro, che portano il loro sapere con una velocità che noi siamo abituati a pensare consueta per i nostri tempi, ma che invece era praticata anche in antico. Non si muovevano solo in un micro territorio, ma questi artigiani venivano da lontano, a volte attraversavano il Mediterraneo, salivano da Taranto, percorrevano le vie che gli permettevano di arrivare, sorpassando gli Appennini, arrivare fino in Campania, tratti dai grandi centri della Campania, e producono cose che ancora oggi ci meravigliano. Lungo il percorso dell'Appia, gli edifici templari più antichi erano tutti decorati utilizzando la terracotta, con stampi creati sulle città greche della costa, portati nell'interno dalla mobilità di questi artigiani,
plasmati, cotti, dipinti e poi applicati sui templi. E queste che vedete, che vi occhieggiano e vi salutano, sono immagini apotropaiche di Gorgoni, sono i grandi mostri di provenienza orientale che il mondo greco aveva assorbito, aveva fatto propri, li aveva tradotti in immagini di potere e di profilassi, e da lì, dal mondo greco, queste immagini filtrano e caratterizzano anche tutto il mondo dell'Italia meridionale, un mondo in costante connessione, in cui la differenza tra ciò che è greco, italico, etrusco sfuma, grazie proprio a queste reti culturali che permettono ai saperi di circolare molto di più di quanto non accada oggi. Un grande maestro che si chiama Francesco Remotti ha insegnato che le culture sono assimilanti, le culture uniscono, non separano, sono i poteri politici, quelli per fortuna che durano lo spazio di qualche decennio, che tendono a separare, a sfruttare in maniera identitaria ciò che invece la cultura tende a far circolare e a condividere. Ma in terracotta arriva in Campania anche la confezione di un oggetto come questo, una coppa per bere. Può sembrare una cosa banale, ma questa coppa per bere nasconde la pratica di bere il vino miscelato con l'acqua all'interno dei simposi. È un altro mondo intriso tra filosofia e consuetudini sociali che dal mondo greco filtra e arriva nell'Italia meridionale e caratterizza poi anche i siti indigeni. E tutto è fatto in questa materia plastica, l'argilla recuperata nelle cave del posto. E così in argilla vengono definite, noi del mondo antico conosciamo sempre solo dei racconti di processi, dei racconti un po' anonimi, percepiamo l'arrivo dei greci, poi lo strutturarsi del potere dei greci, l'arrivo di Roma. Cogliamo soprattutto i grandi fenomeni che hanno attraversato il territorio. Lo scavo archeologico e soprattutto lo scavo delle necropoli ci porta a diretto contatto con le personalità, gli individui del mondo antico, che portavano con sé nella tomba una serie di oggetti che serviva per definirne il ruolo agli occhi degli altri che partecipavano a quelle cerimonie collettive che erano i funerali, e per definire anche se stessi nell'ultimo viaggio, quello che li avrebbe portati nell'aldilà, per affrontare in maniera individuale questo ultimo viaggio. In argilla sono realizzate la maggior parte degli oggetti che questi ripostigli tenaci che spesso hanno affrontato secoli e che sono ricercati da noi, come purtroppo dai clandestini, ci hanno restituito pezzi di storia, di famiglie, di singoli, e sono realizzati in argilla, l'argilla proveniente dai nostri bacini campani. E in argilla forse riusciamo a vedere anche, superato il modo di rendere in maniera tipizzata i ritratti tipico dell'arte greca, in argilla nella Campania settentrionale sono rappresentate teste come queste in cui il ritratto fisionomico buca lo schermo dell'idealizzazione che caratterizza l'arte antica. E allora nell'umile argilla riusciamo a vedere i tratti di uno dei personaggi che nell'area delle città Congolappia aveva vissuto, aveva sofferto, aveva vissuto all'aperto, quasi alla pelle segnata dall'esposizione al sole campano e alla produzione della terra. La violenza delle eruzioni vulcaniche, la violenza della Pitiu non ha prodotto solo Pompei, ha prodotto anche la distruzione di una serie di insediamenti dell'età della preistoria, della protostoria, che è un'operazione come la costruzione del treno ad alta velocità ha permesso anni addietro di portare alla luce con grande dettaglio di vita quotidiana. I lavori fatti per la costruzione dell'area NATO a Gricignano d'Aversa. Questa che vedete è l'impronta di un personaggio che fuggiva al seguito di una delle eruzioni che nell'età del bronzo hanno funestato la regione Campania e hanno trasformato però questa regione in una regione fertile. Il simbolo della fertilità di questa regione sono quelle spighe di grano presenti nella cenere vulcanica che si è compattata dopo la distruzione e in cui ciò che era stato l'ultimo raccolto dei campi è sopravvissuto. È l'altra grande ricchezza di questo suolo, accanto alla materia geologica, la produzione dei campi, che
che dalla composizione vulcanica dei suoli deriva la sua fertilità. E guardate che, se capovolta l'immagine, penso la vediate lo stesso. Questo mondo fatto di vulcani, rocca monfina, la forza dei vulcani flegrei, gli affioramenti vulcanici, le fumarole, questo mondo ribollente che costituisce la regione attraversata dall'Appia e della Campania settentrionale, non ha prodotto soltanto oggetti, ha prodotto anche qualcosa di realmente immateriale, le tradizioni che non smettono mai di passare di generazione in generazione. L'arrivo dei Greci sulla costa, il riflettere su questa terra ribollente e ardente, porta a trasferire nella regione campana i miti che popolavano la Grecia propria. La prima vera conquista che i Greci fanno, ben al di là delle corai, dei territori da loro realmente occupata, è quello di occupare culturalmente la Campania e la Campania settentrionale. E così la terra dei giganti, che era nella lontana Grecia, si trasferisce da Ferai, si trasferisce in Campania. Sono i Greci che arrivano sulla costa euboica, che decidono di popolare il territorio sulla costa campana, decidono di popolare il loro territorio per renderlo vicini a sé culturalmente con i loro miti. Ed ecco che la piana campana diventa la piana che era tra Capua e Cuma, diventa il luogo dove i giganti avevano combattuto contro gli dèi per stabilire un nuovo ordine. E la folgore di Zeus, che aveva atterrato più di un gigante, sta lì a spiegare i fenomeni vulcanici che caratterizzavano la zona a nord della Baia di Napoli. E tutto questo lascia un segno in uno scalo vecchissimo degli anni 70, solo oggi ripreso, in corso uno studio da parte di un piccolo gruppo del nostro laboratorio, a Rione Terra, nella vecchia Pozzuoli. C'è un bel frontone, di cui purtroppo ci avanzano pochissimi frammenti, che rappresentano proprio la lotta di questi giganti. È un pezzo di cultura che si trasferisce e che ritroviamo anche delle immagini nelle produzioni architettoniche campane. Il mare sembra lontano alle regioni dell'Appia, sembra, tranne il punto di arrivo, l'Appia lo vedremo poi dopo, percorre un punto fino a Sinuessa, l'attuale Mondragone, corre lungo la costa, quasi interna, scavalca tutta la regione di Rocca Monfina, piega e cerca fondamentalmente di arrivare quanto prima al punto critico della viabilità della Campania. Cerca di arrivare quanto prima a Capua, perché Capua è l'elemento attrattore, e quindi deve percorrere quasi parallelo il Volturno, tenendosene un po' a distanza. Scavalca il Volturno all'altezza di Casilino, attuale Capua, e poi si dirige a Santa Maria. Il mare in tutto questo sembra lontano, eppure dal mare arrivano miti, arrivano grandi novità. Le sirene che popolano tra i miti che i Greci portano e che piazzano nel golfo che allora si chiamava di Cuma e oggi chiamiamo di Napoli, le sirene le troviamo nei tre scogli di calcare che sono le isole di Galli. No? Si immaginava che le sirene, prima due, poi tre, si fossero tuffate nel mare, si fossero trasformate in pietra, prese dalla disperazione di non essere riuscite a fermare Ulisse. E le sirene, che quindi costituiscono un modo tutto greco di leggere il mare, arrivano nell'interno, arrivano nelle regioni di Capua, di Carazia, e lo fanno tramite l'itinerario di un potente signore di Capua, della Capua di VI secolo avanti Cristo, grazie. Sul coperchio di questo Stamnos e Dinos sono le sirene, sono le sirene che si trasferiscono dalla costa all'interno, in questo mondo embricato e interrelato, in cui etruschi e greci sono in continuo fertile scambio culturale. E arrivano anche i miti, abbiamo già visto i giganti, ma arriva per esempio la parola predittiva e l'oracolo della Sibilla, che arriva a Cuma e con un grande santuario, frequentato anche dalle popolazioni dell'interno della Campania, e questo mondo si trasferisce anche all'interno. Sul mare si combattono le battaglie fondamentali, la grande storia difficilmente tocca l'archeologia. L'archeologia ci racconta del vivere quotidiano, delle storie più minime. I grandi eventi
sono rari da trovare, eppure c'è un grande evento che ha segnato la storia della Campania e della Campania interna, della zona dell'Appia. E questo evento è la battaglia di Cuma, in cui i greci combattono contro gli etruschi nel 474, al ricordo di questa battaglia, dalla quale i greci uscirono vittoriosi grazie alla flotta siracusana di Ierone, abbiamo un testimone eccezionale. Negli scavi di Olimpia in Grecia, nell'Ottocento e inizi Novecento, furono trovati ben 3 elmi che rappresentavano la 10ª parte del bottino che Ierone aveva strappato agli etruschi vinti, come ricordava Pindaro, e Tirrenico era stato bloccato dalla forza di Ierone e dei siracusani. Gli elmi strappati, graffiati con il ricordo di quella battaglia, finiscono ad Olimpia, e questo evento che avviene sul mare si ripercuote nell'interno. La grande Capua, che aveva prosperato fino ad allora, che aveva vinto, vissuto insieme a Cuma, si vede completamente inserita in un nuovo contesto. Gli etruschi che frequentavano il mare e che davano forza anche agli etruschi dell'interno si trovano un po' isolati, e comincia una nuova stagione. Quindi il mare sembra lontano, ma è presente, lo ritroviamo in tutta una serie di avvenimenti che legano costa e interno. E tutte queste storie di cui ho parlato, ho fatto una carrellata che non è storica, che è fatta di oggetti che ci sono sopravvissuti, di eventi, di frammenti di antico, che tutti di noi che si sforzano e indossano degli occhiali molto semplici possono riuscire a vedere nel territorio, perché questo è un territorio in cui sì, bisogna andare nei musei troviamo gli oggetti, ma la vera storia di quello che è successo nei secoli prima di noi è scritta in questo territorio. Basta solo sviluppare un po' di osservazione, avere un po' di pazienza e divertirsi nel leggere un linguaggio muto che è quello del territorio. Ecco, tutta questa storia è scritta nel territorio, è fatta di oggetti prodotti con le materie prime di questo territorio, è fatta di eventi e di racconti mitologici che hanno sfruttato le caratteristiche di questo territorio per insediarvisi, e in questo contesto l'elemento unificante è stato indubbiamente l'Appia. L'Appia viene creata, lo sapete tutti, alla fine del IV secolo a.C., ma riprende una direttrice viaria che esisteva per pezzi già un tempo molto più antico. Questa è la tavola quotidiana, a partire dal suo ingresso, nell'attuale Campania, presso il Garigliano, l'Appia scende fino ad arrivare, come ricordavamo prima, possiamo andare alla prossima, forse una cartina contemporanea è più facile da leggere. Arrivato all'altezza di Mondragone, Mondragone ancora adesso, ecco, c'è adesso una storia che non è fatta di oggetti, è fatto di segni di città, alcune abbandonate che è possibile leggere per monumenta che vengono ancora dal sottosuolo, altre che sono a continuità di vita, che sono rimaste sempre lì, che non si sono mai spostate di un millimetro, e altre ancora che hanno subito un leggero processo di spostamento. È una storia questa delle città nei confronti del loro passato, ricca e complicata, tipica della nostra Italia. Lungo l'Appia possiamo trovare tante di queste storie e testimonianze. Dunque, il Mondragone svolgeva in antico un ruolo fondamentale. La dorsale che partiva dal Massico arrivava fin sulla costa con una specie di lingua di montagna, che è la Rocca Dragonis, la montagna dove sta il castello. Questa specie di lingua costituiva come uno sbarramento, cioè dentro c'erano gli Appennini. Chi veniva da nord doveva per forza percorrere la piana costiera, ma arrivato a Mondragone trovava uno sbarramento, trovava questa montagna che costringeva tutti a passare per una piccola fettuccia di terra che era facilmente controllabile. È il motivo per il quale fin da epoca preistorica in quella zona si ostinano i primi insediamenti. Tutti si vanno a piazzare lì, perché svolge un ruolo strategico nelle comunicazioni fra nord e sud. Oggi questo ruolo è stato ampiamente superato da un diverso modo di concepire i movimenti, gli spostamenti, ma fino ancora all'ultima guerra mondiale queste vie naturali costituivano degli assi portanti nel popolamento e strategici. E proprio per questo l'Appia arriva, passa la stretta
del monte Pedrino o della rocca Dragonis, e poi si interna, perché abbiamo detto che va a cercare Capua, Casilinum, e poi Capua. E in questo caso Mondragone non corrisponde a una città antica. In questo caso c'è stato un fenomeno di oscillazione, un movimento pendolare che è tipico delle nostre regioni. E il terzo insediamento, quello arcaico, che ancora aspetta di essere scavato, sta in un'area che è nascosta per fortuna anche ai clandestini, e l'abbiamo individuata con una serie di perlustrazioni, attende di essere estesamente indagata. Questo nucleo, che costituiva il primo presidio di città nel punto di svolta della viabilità, questo presidio in epoca medievale viene abbandonato, in realtà anche prima, già in epoca romana, viene in gran parte abbandonato, e in epoca medievale avviene quel fenomeno cosiddetto dell'incastellamento, cioè ci si protegge in altura, e poi l'insediamento, quando sono passati momenti difficili, riscivola a valle. In questo muoversi in continuazione, gli insediamenti mantengono un unico areale in cui si muovono, ma possono avvenire dei fenomeni di ridefinizione dello spazio, per cui Mondragone non ha continuità. E più in basso troveremo Sinuessa, che era una colonia che viene poi latina, che viene poi abbandonata, e l'abitato arcaico viene ugualmente abbandonato. Quindi noi oggi diciamo che Mondragone rappresenta Sinuessa, ma nell'ambito di un più ampio territorio in cui l'uomo si è mosso e si sono mossi, hanno traslato anche gli insediamenti. Proseguendo lungo l'Appia, abbandonando le masse calcaree del Monte Pedrino, dove sarà avvenuta una parte dei blocchi per costruire quegli elementi che abbiamo visto che caratterizzano l'architettura in calcare, muovendosi e andando verso l'interno, superate un altro paio di città che ancora attendono di essere indagate, Urbana per esempio, si arriva in un punto critico. Questo punto critico, andiamo avanti, è il passaggio più semplice su un fiume, che è il fiume Volturno. E il fiume Volturno era per l'antico una via fondamentale, navigabile, e permetteva a chi abitava all'interno di collegarsi alle grandi autostrade del mondo antico. Dunque, queste grandi autostrade, che sono le rotte marittime, e quindi scendendo si arrivava alla foce del fiume, e dunque noi arrivati al guado, all'alza del Volturno, Capua. Allora, chi legge le fonti letterarie, gli Ozi di Annibale, si immagina subito di trovare qui la vecchia Capua. Anche qui, come voi tutti saprete, è esistito un fenomeno di strano di popolamento. La Capua etrusca e poi romana era sorta vicino al Volturno ma lontana, perché il Volturno, con le sue continue esondazioni, era capace di causare danni fortissimi a una grande città. Quindi Capua nasce vicino al Volturno per sfruttarne le capacità di vie di comunicazione, ma a distanza di sicurezza, e lascia nell'alza del Volturno un piccolo scalo fluviale che si chiamava Casilinum. Questo sistema, Capua Casilinum, subisce una storia a voi tutti nota, che è quella dell'abbandono in epoca tardo antica, alto medievale, quando l'enorme sviluppo di Capua era 200 ettari di città. Le città che sopravvivono nel passaggio all'alto medioevo sono quelle piccole, più facili da gestire. Più le città sono grandi, più diventa difficile affrontare la crisi del tardo antico e dell'alto medioevo. Capua, enorme, gigantesca, Capua antica si sfilaccia, si traduce in piccole borgate, e i gruppi egemoni di Capua si trasferiscono e alla fine approdano nell'alza del Volturno, preferiscono affrontare la violenza del fiume piuttosto che la violenza dell'insicurezza, del vivere in aperta pianura e quindi facilmente aggredibili dai movimenti dei militari che in quegli anni infestavano le regioni campane. E quindi nasce la Capua medievale, che però, provate a dire a un capuano che la vera Capua è Santa Maria, provate a dirglielo, non so se ne uscirete vivi, perché in realtà si è trasferito da Santa Maria a Capua non solo il nome, ma l'orgoglio di città. È Capua che emana nel 500, all'inizio del 500, il primo editto che fa il paio con Raffaello, che diventa sovrintendente alle antichità a Roma, cioè il primo editto che dice basta, non prendete più pietra dall'anfiteatro campano, perché è un monumento da tutelare.
centenaria ed è il palazzo comunale di Capua che viene decorato con chiavi d'arco dell'anfiteatro. Oggi sono state abbassate nel corso di ristrutturazioni che sono avvenute sulla facciata, ma la disposizione così ben fatta in bella parata è voluta a segnare, nonostante i chilometri di distanza, che la vecchia Capua erano loro. Dovremmo aspettare la maturità della borghesia dell'Ottocento per vedere rinascere l'orgoglio della Capua. E guardate che Capua Vetere è una posizione che si unisce a Santa Maria dopo il Settecento, quindi non è una continuità onomastica come spesso succede in tanti posti d'Italia, è una ricostruzione dotta, fatta per tornare al vecchio passato. Ecco, nella Capua attuale voi troverete tante delle spoglie provenienti dall'antica città di Capua portate nel centro. No, queste qua sono vecchie, ma sono comunque campane, anche se la famiglia dei vecchi, i vecchi sono anche stati anche a Pompei, ma la famiglia che qui è raffigurata è una famiglia campana. Qui è proprio una pietra strappata da un monumento funerario che aveva all'interno la camera con le urne, con le forme destinate alla famiglia, e qui vedete l'intera famiglia. Riconoscete anche la grazia della signora, grazie anche all'uccellino che l'ho riposato sulla spalla. Sono dettagli che sempre quell'osservazione, quell'attenzione nei confronti del territorio ha aiutato a riconoscere. Ancora, qui è sempre Capua, è una delle maschere dell'anfiteatro che guarda un po' stupita quello che sta succedendo. È prossima ad un supermercato. La violenza nei confronti di questa maschera non è il fatto che è murata in un edificio, perché gli è stata murata con l'edilizia storica e che guarda il marciapiede. È la violenza del contesto, del non accorgersi, del cambiare tutto quello che le sta intorno, che la fanno sparire, la rendono invisibile agli occhi pur essendo monumentale e presente. Cioè le cose si vedono quando si ha la capacità di osservarle, quindi non è solo un discorso di tutela materiale, è anche un problema di attenzione intellettuale. Andiamo avanti, e sempre siamo a Santa Maria, andiamo avanti. Ecco, volevo chiudo con questa piccola osservazione. E oggi noi siamo abituati, tutti ci dicono che i beni culturali devono vivere, bisogna comunicare con le persone, bisogna trovare gli stratagemmi, multimedia. Nel 600 a Capua vi era un gruppo, un cenacolo di agguerriti, a volte anche un po' fideistici, tardi umanisti. Era un gruppo di studiosi che erano legati ancora alla bella tradizione umanistica. Il rappresentante più importante nel 600 è un signore che si chiama Camillo Pellegrino, che viveva a Capua e che possedeva delle tenute nella vecchia Santa Maria. Ricordava nei suoi testi che era del nonno e poi del padre una casa barbicata su cunei del teatro, e che lui quando era bargoletto usciva dai cunei dell'anfiteatro, del teatro, scendeva e entrava nel criptoportico che è l'attuale ex nostra sede al centro, il carcere di San Francesco. Usciva dal criptoportico dove ancora vedeva gli stucchi della penombra della passeggiata coperta, e poi raggiungeva l'anfiteatro. Era tutta la panoplia dei grandi monumenti di Capua che ancora nel 600 erano leggibili, ed erano chiaramente per Camillo Pellegrino la sede era quello il foro dell'antica Capua. Riconosceva addirittura il fossato, nonostante la città si fosse ormai divisa in tanti piccoli nuclei: Sant'Erasmo accanto alla chiesa vecchia, non quella attuale che è un rifacimento dell'Ottocento, di fronte ce n'era una più antica, la zona intorno all'attuale museo, cioè la zona che era importante per gli Angioini, la zona intorno a San Pietro e a Santa Maria. Queste tante piccole borgate conservavano il ricordo dell'antica Capua, ormai spezzettato, e l'Appia costituiva uno di questi ricordi. E Camillo Pellegrino abitava a Capua ed accoglie, non ricordo adesso la data, il Boccardo. Era un viaggiatore libertino, che è molto molto anticonvenzionale, e però aveva la passione per gli oggetti antichi. E Camillo, il Boccardo, arriva a Capua e lo trova, vada da Camillo Pellegrino perché vuole essere istruito sulle antichità di questa regione. E cosa fa Camillo Pellegrino? Lo prende e lo porta, come se lo stesse conducendo, nella sala
multimediale di un museo, lo porta nel refettorio del Palazzo Arcivescovile. È una stanza che è una sala che verrà distrutta con gli ammodernamenti del palazzo del Settecento. Su questa, alle pareti destra e sinistra di questa grande sala, aula, erano raffigurate, voluta dal vescovo, dal cardinale Costa, e disegnata dal Cigalese, la vecchia e la moderna capo. La capo moderna era la capo sull'Anza del Volturno. L'antica capo invece era quella di Santa Maria. E noi non abbiamo ricordo nelle stampe, prima del Settecento in molti ritraggono, disegnano questi affreschi, ma disegnano soprattutto quello dell'antica capua, non quella della nuova che era visibile. E ci è pervenuto, nonostante la distruzione dell'affresco, tramite appunto queste stampe. E questa che vedete era come più o meno doveva apparire. Camillo Pellegrino insegna a Boccardo come era fatta l'antica capua entrando nel refettorio. E se guardate con attenzione, non è un posto del tutto inventato al 70%. Prima di tutto è orientato con il nord in basso, perché in antico le carte geografiche avevano il nord verso il basso. E vedete ancora l'anfiteatro dell'Arco di Adriano, che ha ancora tre fornici, così era, poi ne abbiamo perso uno, che oggi è in una delle proprietà private che si affiancano all'attuale Rudere. E qui vediamo proprio l'Appia con tutti i suoi monumenti e in questa sorta di semiluna, la convenzione per rendere il porto sul fiume Volturno, Casilinum, l'attuale Capua. Quindi Capua, la via, l'anfiteatro, l'Arco di Adriano, e questo che vedete è il Corso Aldo Moro, è l'Appia che entrava in città, ne costituiva il decumano massimo. Però vedete che nella rappresentazione ricostruttiva, in cui i monumenti noti vengono collocati nel punto esatto, e poi si ricompone tutto leggendo Livio i fatti legati alle guerre e alle famiglie famose che occupavano le case dall'interno di Capua. C'è una leggenda che restituisce, non dico a tutte le case, ma a molte case, il nome delle famiglie che avevano partecipato al Bellum Annibalicum. Quindi è una ricostruzione dotta di chi legge le fonti, guarda i monumenti, unisce le due cose e produce una pianta come questa, che viene illustrata al Boccardo. Però guardate, la via principale, con un falso storico, non è considerata questa come doveva essere in epoca romana, ma in questa via. Si è consumata, in realtà cosa vedevano all'epoca nel 5 e nel 600? La grande arteria non era più l'Appia, era diventata una sorta di strada campestre, la grande via di percorrenza, quella veloce, che doveva collegare il nord con il sud, era attratta da Napoli, non era attratta da Caserta, mentre l'Appia era attratta dalle forche caudine, doveva andarsene verso Maddaloni e poi entrare nell'Appennino, quindi doveva andare verso est. La nuova viabilità non dà importanza alla vecchia strada, né a Caserta, che non esiste ancora, viene attirata la viabilità dalla grande capitale nuova, che è Napoli, e quindi la strada scende giù e va a cercare una via che realmente esisteva, che è quella oggi tanto massacrata, che va verso Teverola, che era la via che all'inizio in Italia, poi si biforcava, conduceva da una parte alla grande amica di Capua, Cuma, e dall'altra conduceva ad Atella, colonia di Capua, e poi da lì arrivava a Napoli. E quindi loro in realtà vedono le trasformazioni medievali della povera Santa Maria, che si è distribuita ormai in piccoli nuclei, un po' prendono quello che vedono e lo scambiano per antico. L'antico lo trovano e lo piazzano realmente dove doveva andare e in altri casi intervengono con le fonti letterarie e ricompatto. E quindi l'Appia costituisce da questo punto di vista una grande via, non solo una via per far muovere eserciti, persone, merci, ma per far muovere idee. Abbiamo visto che è una via che percorre le risorse geologiche naturali di un territorio fertilissimo. E lungo questa strada si snodavano le grandi città che avevano reso questo territorio importante e noto. E oggi l'Appia continua a essere presente, ma di questo passato glorioso penso ci restano soprattutto i resti di racconti, che sono a volte degli oggetti, a volte dei segni territoriali, che aspettano solo di essere letti. Grazie.